Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video parleremo di una pseudocisti che è appunto la cisti aneurismatica. Le pseudocisti dei mascellari sono tre. Abbiamo la pseudocisti traumatica emorragica, la cisti aneurismatica e la cisti di Staffne. E si definiscono pseudocisti perché sono prive del normale rivestimento epiteliale che invece avrebbe una cisti normale. La cisti aneurismatica si colloca più frequentemente nella porzione posteriore della mandibola, ma si può anche riscontrare a livello del mascellare superiore e ha un aspetto simile a lesioni a cellule giganti. Rispetto alla cisti traumatica emorragica che abbiamo visto nel video precedente di questa serie, questo tipo di cisti è ricca di grossi e slargati spazi vascolari che sono separati da un sottile tessuto connettivale che va a sepimentare questi spazi vascolari. Mentre la cisti traumatica, diciamo emorragica, è vuota. In questa cisti aneurismatica abbiamo spesso delle arteriole aberranti che ne determinano alle volte un importante sanguinamento. Può avere una localizzazione centrale, ma altre volte può avere anche una localizzazione periferica. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace ed iscriviti al canale.